ragazzi, bentornati al mio canale. Sono ASMR SLK. Scusate, per 2 settimane non sono riuscito a postare e oggi facciamo un upgrade, un update del nuovo business ed ecco perché, insomma, queste 2 settimane di ritardo. Nel video di oggi vi parlo, insomma, di quello che è successo nel business, di come si sta sviluppando e un po' di tutte le spese, insomma, quello che stiamo combinando. Direi che il business sta andando decentemente, considerando che è la seconda settimana ufficiale. Oggi è sabato 8 luglio e praticamente questa settimana passata e quella prima sono state le 2 settimane, chiamiamole così, ufficiali, in cui il business è praticamente aperto, anche se la società è aperta da circa 3 mesi. L'acquisizione dei vari permessi, eccetera, eccetera. Abbiamo iniziato praticamente 2 settimane ufficialmente, 2 settimane fa ufficialmente. E il motivo anche perché ho dovuto prendere tante informazioni, no? Come si sa, è sempre importante prendere informazioni prima di iniziare, ma come dico sempre nei miei video, la pratica e poi stare nel mezzo della situazione ovviamente crea quella necessità e inoltre crea la scoperta di nuove situazioni che possono essere utili alla business che state creando, no? Sia a livello proprio del campo, in questo caso del trasporto, e sia anche a livello di snellire burocrazie e pratiche. Ci sono tantissime applicazioni. Noi praticamente abbiamo iniziato a usare Square perché è molto semplice, costa quasi nulla ed è veramente funzionale su internet, quindi per fare le invoices, le fatture, le bolle, eccetera, stiamo usando Square, che è veramente praticamente gratuito. L'applicazione funziona molto molto bene, molto facile impararla, molto intuitiva e ti dà praticamente anche gratuitamente o quasi diciamo tutte le cose importanti che ti servono per, insomma, far girare un business. Ovviamente Square è gratis fino a quando, insomma, non si acquisiscono i pagamenti. Noi abbiamo attivato sul mio cellulare i pagamenti delle carte di credito, quelle con il diciamo, chiamano il wifi, cioè senza contatto, al tap praticamente, e anche Square gratuitamente vi manda un piccolo accessorio che serve per leggere le carte, fare lo slide delle carte di credito, e Square prende una piccola percentuale, che mi sembra sia il 2,5, tra il 2,5 e il 2,9% su ogni pagamento. Però chiaramente quando ci si trova fuori con il furgone, con il pick up, e si va a consegnare qualcosa, si deve essere pagati, è molto utile, anche perché, insomma, gli assegni qui ancora si usano in America, ma è abbastanza raro. Gli assegni adesso, oltretutto, ho appena scoperto, nel senso che siamo stati pagati dall'ultima azienda con un assegno via email, che potete sia stampare poi depositarlo normalmente, oppure trasformarlo in un pagamento che può essere Venmo o PayPal o quello che vi pare. Chiaramente tutte queste cose, ogni volta che venite pagati, ricevono una piccola percentuale, e chiaramente è il modo in cui fanno i soldi anche loro. Però la comodità è veramente enorme, soprattutto considerando che nel nostro business Dynamic Miles LLC si chiama, ovviamente siamo sempre fuori dall'ufficio, sono sempre fuori dall'ufficio, per cui è importante avere tutto a portata di mano, sia con l'iPad che con il cellulare. Detto questo piccolo preambolo, direi di fare il conteggio alla rovescia e dopodiché partiamo con le altre informazioni del nuovo update. Vi dirò un po' quello che abbiamo fatto queste 2 settimane, gli incassi, quello che ci aspettiamo, eccetera, eccetera. Ok? Andiamo. 10. Thank you.
Miles ha aperto alla fine di marzo, mi sembra il 27 marzo ufficialmente, nel senso che il documento di apertura è stato praticamente riconosciuto dal governo americano. È una società LLC che praticamente è una responsabilità limitata, la nostra SRL. Sapete che ho un partner, quindi un socio che è italiano e che è uno di voi, uno dei miei iscritti, posso solo dirvi che è di Milano. E quindi una volta fatto, insomma, aperta la società ufficialmente, sono partite tutte le necessità per quanto riguarda permessi, licenze e autorizzazioni, eccetera, eccetera. Ora, prima di andare, insomma, a quello che vi ho fatto questa settimana, vi dico un po' tutte le necessità di un'azienda come la nostra, che è un'azienda di trasporto, che non ha proprio camion effettivi. Noi abbiamo un pick-up della Ford che abbiamo comprato, il 2023 Ford Ranger XLT 4x4, e abbiamo comprato un trailer che è un carrello da 14 feet lungo e 8 feet e mezzo largo, che ho predisposto. Chiaramente abbiamo investito un po' di soldi per, sia per comprare queste cose sia per comprare vari accessori, come per esempio i wheel jog si chiamano, cioè i blocchi per le ruote da motocicletta, in modo che quando si carica la motocicletta, adesso lo vedrete nelle immagini più avanti che vi farò vedere degli ultimi carichi che abbiamo fatto, la motocicletta viene inserita in queste staffe praticamente e si regge già in piedi, basta solo legarla. E il nostro trailer l'ho fatto il setup in modo che possa portare almeno 4 motociclette. Il nostro carrello o trailer, come si dice qui, ha un asse soltanto e quindi può portare, normalmente gli assi di questi trailer hanno un massimale di carico di 3000 pounds, 3000 lb, su Google potete scrivere 3000 lb uguale chili e vedete quanto è in chili, quindi possiamo portare 4 motociclette con qualche modifica, anche 5 se sono motociclette un po' più piccole tipo da cross. Le Harley Davidson sono veramente enormi, adesso nelle immagini vedrete anche questo. E inoltre possiamo portare sul carrello anche gli EATV e UTV e inoltre i golf, i kart da golf. I kart da golf e gli UTV e gli ATV sono praticamente i quad, 4x4 da fuoristrada, che oltretutto che ho proprio caricato e consegnato l'altro ieri, per cui vedrete anche questo nelle immagini. Ovviamente tutte queste cose hanno dei costi, e ho usato Amazon per prendere, ho aperto un account Amazon dell'azienda e ho preso differenti questi accessori, insieme ai wheel jog ho preso anche, insomma, tutti gli strap e gli attacchi per legare questi mezzi. Chiaramente siamo un po' limitati con il peso, perché 2000 pounds non sono un peso eccezionale, no? Chiaramente l'azienda, il mondo del trasporto, le aziende nel mondo dei trasporti funzionano che più peso si può portare e più soldi si guadagnano. Noi chiaramente siamo partiti piccoli per essere un po' più snelli e per lavorare più nel locale. Locale significa California, anche se le documentazioni che ho creato al Dipartimento del Trasporto degli Stati Uniti d'America mi permettono di viaggiare anche in tutti gli stati d'America. E questa è stata una cosa che veramente ho voluto fare, in modo che in caso di crescita siamo già pronti e possiamo andare tranquillamente in tutti gli stati, perché l'idea è partire, come abbiamo fatto, fare i lavori che sto facendo in questo momento e appena possibile assumere uno o due persone comprando dei pick up o dei camion più grandi che ci danno più possibilità di trasporto a livello di peso e di spazio e far lavorare questi ragazzi per conto nostro. Ora, chiaramente ci sono tantissime regole che ho già più o meno spiegato nell'altro video del business, ma il Dipartimento of Transportation, Department of Transportation, DOT, D come Domodossola, DOT, e D come Teramo, richiede parecchie situazioni, una delle quali è avere il numero DOT attaccato sulla porta del pick-up, il numero MC, che è il numero per andare intorno agli altri stati, sempre del DOT, e più un numero
California, come sapete, è una di quelle che ha più leggi per quanto riguarda la sicurezza, eccetera, il CA California numero. Quindi sullo sportello ho dovuto, poi vedrete dalle immagini, inserire questi tre numeri. Abbiamo attaccato anche il logo della società sul pick-up, sul Ford, e praticamente dopo aver attivato un paio di situazioni su internet che sono abbastanza richieste da questo lavoro, una di queste si chiama Factoring, che è praticamente un'azienda che anticipa i soldi di pagamenti, viaggi, pagando i viaggi nello stesso giorno, il giorno dopo, mentre invece le compagnie che ci danno questi viaggi, questi carichi, normalmente le aziende grosse, soprattutto quelle dei camion, ho scoperto che i lavori che stiamo facendo sono lavori, tra virgolette, locali e diciamo piccolini per quanto riguarda il peso, per cui veniamo pagati lo stesso giorno, il giorno dopo. Però quando faremo e magari faremo un lavoro da un'azienda che paga a 30, 60, 90 giorni, questo factoring, questa azienda factoring, che nel nostro caso è TAFS, TAFS, praticamente funziona come una specie di banca che anticipa i soldi del pagamento nel giorno in cui fate il lavoro e prende una piccola percentuale, che mi sembra sia un 2%, e poi loro vengono pagati dall'altra azienda. In più questo factoring, questa azienda di factoring vi dà delle carte carburante in cui ci sono degli sconti abbastanza grossi per quanto riguarda la benzina e altre situazioni tipo anche dispatch, il dispaccio che praticamente vi dà servizi anche per acquisire questi carichi e andare a fare altri viaggi. Ora, queste aziende tipo TAFS ovviamente sono aziende che sono predisposte per aziende di trasporto molto grandi, quindi con i camion, per cui anche il dispaccio di questa azienda TAFS è creata più per queste compagnie grosse di trasporti. Noi chiaramente potendo trasportare solo motociclette, piccoli automezzi e comunque anche pallet e altre situazioni del genere, perché abbiamo la nostra autorizzazione per il general freight, quindi un po' tutti i carichi in generale, a parte benzine e comunque chimici che sono pericolosi. Abbiamo comunque lavori che sono un pochino più piccoli, quindi diciamo è più facile che io trovi questi lavori qui sul posto che me li diano queste aziende più grandi, perché queste aziende più grandi normalmente i carichi che si trovano sono 10.000, 15.000, 20.000, 40.000 pounds, che sono proprio per i camion. Allora, per sopperire a questo piccolo problema, ci sono delle load e carico e board, su internet. Noi abbiamo preso una che si chiama Central Dispatch, che è specifico proprio sulle macchine e motociclette e veicoli. Sono tantissime macchine e si paga, mi sembra, $115 al mese e posso andare in questa load board e trovare a seconda, per esempio, se io decido che la prossima settimana, giovedì e venerdì, in cui sono i giorni che lavorerò, voglio andare a Las Vegas o voglio andare a San Diego, a seconda da Orange County, quindi più o meno da Irvine, mettendo questi due, il punto di partenza e il punto di arrivo, posso trovare i miei carichi, tipo quelli che ho già trovato, vi dirò dopo quando vi farò vedere le immagini, poco, in qualche minuto. E ce ne sono tantissime di queste load board. Noi abbiamo preso quella proprio per i mezzi, perché la nostra idea principale era di trasportare macchine. Come dicevo prima, quando si è dentro a un business, piano piano si scoprono svariate cose e ho scoperto che si guadagniamo molto di più trasportando motociclette che macchine. Innanzitutto le motociclette pagano leggermente di più delle macchine, una motocicletta comprata alla macchina paga più o meno la stessa, ma la motocicletta, essendo più piccola ed essendo più leggera, ti permette di caricarne una, due, tre o quattro sul trailer, quindi quel pagamento che è uguale alla macchina si raddoppia, si triplica o si quadruplica. Inoltre, con le macchine si guadagnerebbe bene perché sono tantissimi trasporti di macchine, veramente potrei lavorare 12 ore al giorno trasportando macchine, ma il vantaggio di trasportare macchine sarebbe nell'avere un trailer enorme che trasporta 5, 6, 7, 8 macchine, 10 macchine, e allora sì, perché avrei tantissimo lavoro e tantissimi carichi.
senso che quando ce lo potremo permettere investiremo più soldi per prendere questi trailer più grandi e chiaramente aumentare i guadagni, chiaramente aumenta anche l'investimento, però adesso che insomma sono 3-4 mesi che siamo dentro e che incominciamo a vedere come funzionano esattamente le cose, perché un conto, come dico sempre, è cercare, fare ricerche, imparare, e un conto è trovarsi nella situazione. E i fatti dicono proprio che in questo momento, soprattutto con la nostra attrezzatura, il discorso che abbiamo scelto, quindi moto, ATV, eccetera, ci conviene perché possiamo moltiplicare molto di più i guadagni. Ora, non ancora mi è capitato mai di portare differenti motociclette, cioè nel senso più motociclette sul trailer. A parte, mi sembra un caso in cui poi purtroppo avevo un Harley Davidson sul trailer, adesso poi vi farò vedere, e dovevo portare un quad e non c'entravano. Perché? Perché le Harley Davidson sono motociclette enormi e oltretutto pesantissime. Dunque, detto questo, vi passiamo un po' alle cose pratiche. Dunque, come vi ho detto, da circa questa sera, oggi è sabato 8 luglio, e mentre sto registrando questo video, e quindi in questo momento io sto lavorando 3 diciamo più o meno per la società a livello di guida, e gli altri giorni al caffè. Per cui questa settimana scorsa ho lavorato 2 giorni pieni e la settimana prima altri 2 giorni pieni. Ora, i 2 giorni pieni che vi sto dicendo sono relativi, nel senso che in realtà c'è un giorno o due che è tutto di preparazione e di ricerca di questi viaggi, di questi carichi. Per cui in realtà sto lavorando più di 3 giorni pieni su questa attività. Vado a lavorare di là, poi torno e devo trovare i viaggi di carico per questa, per la Dynamic Miles, Dynamic Miles LLG. Il problema che sto avendo è che, siccome lavoro la mattina al caffè, in teoria tornando a casa all'una, alle 2 o alle 3 di pomeriggio dovrei avere tutto il tempo disponibile, ma la realtà dei fatti è che tra la ricerca dei carichi e la decisione dei viaggi da fare, e una volta trovati i viaggi su queste applicazioni che vi dicevo di Loadboard, bisogna chiamare e vedere se questi viaggi sono ancora disponibili e fare un piccolo, diciamo così, una piccola trattativa sul prezzo e farsi dare, assegnare questi viaggi. Una volta assegnati bisogna accettarli. Ci sono svariate carte che vanno girando perché per le leggi della California, che girano tutte via email, quindi è una cosa veloce, però una volta accettato poi si può printare nostra bolla di trasporto e partire per il viaggio. Ora, quindi io i primi giorni della settimana, lunedì, martedì, sono i giorni in cui organizzo queste cose per poi uscire con il pick up e con il trailer il giovedì e il venerdì, o il venerdì e il sabato. Il problema che sto trovando è che queste agenzie di dispaccio che trovo su questa Loadboard, nel 90% dei casi si trovano tutte verso nell'America, negli Stati Uniti, a est, quindi nella zona di New York, New Jersey, Texas, queste zone qui, e per cui sono 2 ore avanti alla California, 2 o 3 ore, come nel caso di New York, 3 ore avanti alla California. Per cui io alle 3 di pomeriggio qui in California, se vado a chiamare, non trovo nessuno. Perché? Perché alle 5 o alle 6 di pomeriggio queste aziende hanno chiuso questi uffici. Per cui questo è il motivo per cui devo extra lavorare o alzarmi presto ogni mattina per fare qualche telefonata per acquisire questi lavori, del motivo per cui ho fatto questo ritardo di almeno 2 settimane per registrare questo video. E chiaramente questo comporta che tra l'altro lavoro e questo lavoro, in realtà sono continuamente al lavoro, perché questi carichi possono uscire in qualunque momento, in qualunque giorno. La Loadboard che paghiamo è quella che vi ho detto, Central Dispatch, ma poi c'è U-Ship, ce ne sono altre gratuite che devo tenere sotto controllo, perché ogni tanto ci sono dei carichi molto convenienti, come quello che ho fatto proprio ieri, che adesso vi farò vedere nelle immagini. Per cui purtroppo o per fortuna sono veramente impegnato con il lavoro, ecco perché insomma ho dovuto ritardare un pochino questo video. Cercherò di tenermi insomma un po' più preciso
chiaramente nel limite del possibile, perché tutte queste cose che vi ho detto e mandare avanti una società comporta il fatto che bisogna guadagnare, perché comunque la nostra società ha delle spese fisse mensili che sono il pagamento del pick up, che sono il pagamento dell'assicurazione, che è stata proprio il costo maggiore di questo investimento, perché le assicurazioni per il trasporto, specificatamente in California, sono veramente altissime. Io vi dico subito che paghiamo $13.000 all'anno di assicurazione, e per fare questo ho fatto una ricerca di circa 2 mesi, ecco perché sono passati 3 mesi per iniziare a lavorare, perché non riuscivamo a trovare un'assicurazione che ci dava un premio a livello. Vi dico che sono partito da $32.000 all'anno, 28, 27, 26, 24, 22, 21, 17, 18, fino a quando finalmente ho trovato un agente che, insomma, sapeva di quello di cui parlava veramente bene. Ha creato 3 differenti assicurazioni: una per la responsabilità, che è quella più costosa, una per il carico che portiamo e una per la copertura del mezzo quando succedono degli incidenti. Tenete presente che in California le assicurazioni per quanto riguarda i trasporti, quelle più grandi e quelle che normalmente vi danno il prezzo migliore in rapporto ai servizi che vi danno, come per esempio Progressive, non vi fanno l'assicurazione se non avete almeno un anno, cioè se avete iniziato almeno da un anno a lavorare nei trasporti. Per cui tu dici giustamente: come faccio a iniziare se non mi fa l'assicurazione? Perché il rischio in California è molto grande, perché c'è un traffico pazzesco, e vi assicuro che è stata la cosa più pesante nella mia esperienza di queste 2 settimane in cui ho viaggiato. E quindi chiaramente i premi sono alti proprio per questa ragione. Comunque sia, siamo riusciti ad ottenerla, ed ecco perché siamo partiti da 2 settimane ufficialmente in tutto in regola, e praticamente sono riuscito a incominciare a trovare questi viaggi su queste load board abbastanza costantemente. Adesso vi faccio partire delle immagini in cui vedrete insomma quello che abbiamo fatto in queste 2 settimane, giusto per darvi un'idea. Partiamo con il primo trasporto che abbiamo fatto, che è questo kart da golf, che è un kart che è importato da delle aziende europee, che sono aziende, credo, non mi ricordo se svizzere o svedesi, sinceramente. Ed è un kart che in questo bagaglio dietro bianco ha un frigorifero, in cui chiaramente c'è il posto per le bottiglie da champagne, perché i golfisti, mentre giocano qui, devono bere champagne. Questo golf cart costa intorno ai $45.000. Dentro il negozio, credo di avere un video, ve lo metto se lo trovo, ci sono altri kart. Questo è un kart con 4 posti, gli altri sono da 2 posti, ma sono ancora più costosi. Sono intorno ai $54.000, perché sono kart elettrici con batteria al litio, di lunga durata e molto potenti, oltretutto anche molto veloci, e hanno queste situazioni del frigorifero. Ed è stato proprio il primo viaggio ufficiale che abbiamo fatto, che insomma ha pagato una certa cifra. Abbiamo portato questo kart da adesso vi farò vedere anche le immagini quando l'ho caricato, se non ho video faccio vedere delle foto, perché ogni volta che carichiamo qualcosa faccio delle foto e un video per avere le prove delle condizioni del mezzo, una volta prima di caricarlo, appena caricato, dopodiché, in modo che ho le prove nel caso qualcosa succeda o che si scopra che già c'era, per esempio nel mezzo già c'era quel danno. Vi farò vedere il motivo adesso nel prossimo video. Per cui abbiamo portato questo golf cart da Huntington Beach a San Diego, di cui abbiamo come società, in realtà la faccio tutto io, per cui ho portato questo, una volta sono andato a caricare e l'ho portato a San Diego, a casa di un privato, una zona bellissima che praticamente, non so se siete stati mai a San Diego, che oltretutto è una città spettacolare. C'è un ponte proprio che attraversa la città, molto alto, che attraversa l'oceano e le 2 zone della città. C'è un golfo a San Diego, e questa abitazione era proprio in questo golfo, proprio da un lato di questo golfo, dove diciamo ci sono un po' le case più in di San Diego. E
una Vespa rossa che ho consegnato a un carissimo ora amico, perché questa persona ha fatto un regalo alla moglie di sorpresa, quindi sono arrivato e hanno filmato tutto, la moglie è stata sorpresissima. Questo ragazzo oltretutto parla italiano perché è un calciatore di Malta, il suo nome è Etienne, non vi dico il resto perché poi chi se ne intende magari lo troverà, ma abita vicino a Las Vegas, in una cittadina proprio a fianco a Las Vegas, e ha fatto questa sorpresa, quindi ho portato questa Vespa. Questi sono i lavori che ho fatto, non questa settimana, la settimana prima. Più o meno i pagamenti di questi trasporti sono una media di $1 al miglio, quindi diciamo Orange County, Huntington Beach, San Diego sono circa 99-100 miglia, per cui il pagamento è $200. Poi chiaramente se io potessi portare altra roba, questi $200 si raddoppierebbero, triplicherebbero, no? Come vi ho detto prima, magari con differenti motociclette o magari differenti kart. La Vespa è stato un po' un lavoro che ho fatto quasi come cortesia, perché il pagamento non era diciamo adeguato per quanto riguarda la lunghezza del viaggio. Da qui a andare a Las Vegas sono 270 miglia. E non sono poche, sono quasi come Pescara a Milano, insomma, con 450 km, e andare a tornare è veramente lunga e pesante, perché l'autostrada è veramente particolare, non è sempre a 3-4 corsie, si stringe anche a 2, ci sono molti camion, e andare a Vegas crea anche molto consumo di benzina, perché Las Vegas, come vi ho detto, si trova su un altopiano nel deserto, e per arrivarci bisogna praticamente attraversare una catena montuosa. Tenete presente che Las Vegas si trova a circa 4.000 feet, 3.600-700 feet di altitudine, che sono più o meno 1.300 metri, per cui fa caldissimo. Adesso, quando sono andato a consegnare la Vespa, c'erano 108 gradi Fahrenheit, che sono intorno ai nostri, credo, 38 gradi, 39 gradi. Ieri, quando sono andato, c'erano un pochino di meno, c'erano 35 gradi, ma è un'aria veramente secca da morire, un caldo atroce, ma d'inverno può anche nevicare, proprio perché si trova molto alto. Inverno a Las Vegas fa freddo, ci sono due stagioni, l'estate e l'inverno, non ci sono primavera e autunno, nel senso che il cambio della temperatura è molto repentino, in 2-3 giorni si cambia completamente, come che ci sono inverno e estate. L'inverno comunque dura intorno ai 4 mesi, all'incirca 4-5 mesi, mentre invece questa settimana abbiamo fatto altri viaggi, e chiaramente con l'esperienza della settimana scorsa sono riuscito a trovare dei viaggi molto più remunerativi. Il primo è questa Harley Davidson, che oltretutto è bellissima, ma è anche grandissima e pesantissima. Come vedete è una Harley Davidson che è stata venduta dalle Hawaii. Adesso in questo video vedete che mi faccio focalizzare su queste parti nere della sospensione dove passa il dito. Praticamente che è successo? Che io chiaramente ho fatto le mie ricerche e so come attaccare, legare una Harley Davidson al mio trailer. Adesso lo vedrete qui da quest'altro video. Come vedete ho legato dal frame, dallo chassis della moto, ai miei attacchi sul trailer, mentre invece chi l'ha trasportata dalle Hawaii a dove ho preso la moto, mi ricordo adesso la città qual è, l'hanno attaccata usando le sospensioni, cosa che si fa normalmente sulle moto da cross, e quindi quei segni che avete visto su quella verniciatura delle sospensioni sono segni che vengono fatti proprio dai lacci, dalle corde che vedete, quelle arancioni che io uso, i loro lacci hanno creato quel problema. Io chiaramente ho fatto il video e le foto per poi farle vedere a consegna, che era un problema avuto prima del mio carico. Questo è il furgone, vedete quelle scritte con il nuovo logo. E questo è stato un lavoro che ho fatto l'altro giorno, giovedì. Oggi sono tantissimi aerei che girano, sabato, che ho fatto giovedì. Sono andato a consegnare questa moto a nord di Las Vegas, che è praticamente una quindicina di miglia a nord di Las Vegas, ed è stato un pagamento molto molto buono, perché Las Vegas sono 275 miglia, andate e ritorno sono 500, quindi siamo riusciti a prendere un po' più di quello, e quindi più di un miglio, più di $1 a miglio. Però quando sono arrivato
a San Diego, avevo già creato un altro carico, trovato un altro carico, e quindi poi sono tornato ed ho caricato questo quad che vedete qui, queste immagini adesso, che è un quad che ho preso dentro Las Vegas e che poi ho riportato dunque a San Diego. Per cui così la moto l'ho presa, la Davidson l'ho presa a San Diego, Las Vegas sono circa 300 miglia. E poi dopo a Las Vegas ho caricato questo quad che vedete qui, che oltretutto è bellissimo, mi sembra che sia 800 dici l'entrata ed è una bombetta. L'ho guidato per caricarlo, ho provato anche a caricare tutti e due insieme per accorciare i tempi perché mi trovavo già a Las Vegas, ma la Harley-Davidson è troppo lunga, la Harley-Davidson è lunghissima e oltretutto pesantissima, e quindi ho dovuto prima consegnare l'Harley e poi tornare a prendere questo quad. Vedete, questo è il nostro carrello, quelle diciamo così, quelli sono i wheel chock, come vedete, quelli neri, dove sono le ruote della motocicletta, come vi dicevo prima, ne ho montati due fissi in fronte al carrello, e sotto il quad ci sono delle viti che ho sistemato, e quando mi serve posso aggiungere due wheel chock per portare quattro motociclette. Però il problema è che, nonostante il nostro carrello sia abbastanza lungo, non abbiamo problemi di peso, perché una Harley-Davidson, che è la moto più pesante, peserà intorno a, credo, 800 pounds, quindi 8x4, 8x24, 30, 8x24, 32, per cui insomma è difficile che portiamo 4 Harley, anche perché come dimensioni, come lunghezza non c'entrano, come larghezza anche la Harley-Davidson, come vedete, con quelle bagagli dietro, ovviamente occupa molto spazio anche in larghezza, per cui normalmente l'idea è portare due Harley davanti e poi dietro portare altre due moto, che potrebbe essere una da strada e una da cross. Questa è l'idea, perché le Harley-Davidson sono veramente lunghe, larghe e pesanti. Poi invece, se dovessi portare moto da strada come Honda GPR, insomma Kawasaki eccetera, allora è diverso, posso caricare quattro moto che ci entrano perfettamente, sempre con l'aggiunta di questi wheel chock che ho predisposto sul track. Questi sono i viaggi, proprio gli ultimi due video che avete visto, che ho fatto proprio giovedì e venerdì. Chiaramente, nel caso di questo viaggio, sono partito da casa, quindi da Orange County, sono andato a San Diego circa un'oretta e un quarto, 1 ora e 20 di macchina, e poi da San Diego, una volta caricato, e ci vuole sempre un po' di tempo perché insomma, tra sia aspettare loro che vi danno il mezzo, e sia poi sistemarlo sul track, sul trailer, insomma ci vuole un pochino. E poi dopo sono partito, sono andato a Las Vegas, scaricato la moto, poi sono andato a caricare il quad, e dopodiché sono tornato a casa, non sono andato direttamente a San Diego da Las Vegas di nuovo, perché il viaggio è troppo lungo e perché durante il giorno ho trovato tantissimo traffico, per cui dove adesso vi spiegherò questo subito dopo, per quanto riguarda le ore di lavoro eccetera. Per cui sono andato a casa, ho tenuto il carrello a casa con il quad sopra, quindi da casa. Poi la mattina dopo ho trovato un altro viaggio da San Diego, quindi sono partito per San Diego, ho consegnato il quad, e oltretutto consegnandolo è successo un piccolo problema che ho dovuto sistemare a volo, perché sono stato sia fortunato che avevo gli attrezzi con me, e sia fortunato che c'era un negozio di tecnico che mi ha aiutato con un attrezzo che mi serviva, l'unico che mi mancava, e sono riuscito a sistemare il trailer. E però ho perso circa un'ora, quindi ero in ritardo sia per caricare questa nuova moto che ho trovato la mattina, che è un Harley Davidson, e purtroppo non ho le foto e non faccio in tempo, se edito questo video oggi per postarlo domani o dopodomani, a farvela vedere, perché è una moto per le aste, per cui è una moto che è piena di polvere. Un Harley Davidson non ha neanche le chiavi, ha il titolo ma non ha le chiavi, tutta impolverata col sellino che viene fuori. Però sono andato a caricarla, l'ho caricata sul treno, e poi sono tornato a casa. Siamo stati pagati anche per questa seconda Harley Davidson $1 a miglio, per cui insomma credo che sia stato $120, però abbiamo preso un po' più soldi dagli altri viaggi, quindi 2 giorni. Il nostro goal come società era, adesso in questi 2 o 3 mesi iniziali, fare 2 o 3 mesi di lavoro, erano 2 o 3 mesi che sono passati, e fare circa $1000 a settimana, quindi $4000 al mese. Per la prima volta siamo più o meno rientrati in questa quota, perché questa settimana appena passata, in questi 2 giorni di lavoro, in 2 giorni di lavoro, abbiamo incassato $950.
faccio 70 per la precisione. Per cui chiaramente a questo vanno tolte le spese della benzina, ma nei nostri calcolini 4.000 dollari al mese sono comprese anche queste quote. Quindi i 4 dollari, 4.000 dollari al mese ci permettono di pagare tutte le spese, compresa la benzina che usiamo proprio per fare questi viaggi, e di mantenere una piccola crescita nel conto corrente, una quota che comunque rimane e fa crescere il conto. Quindi questo chiaramente è l'inizio, e tenete presente che ho lavorato 2 giorni, in totale 4 giorni con l'altra settimana, quindi 2 giorni, questa, 2 giorni a settimana, insomma, quello intendo. Quindi vuol dire che in 2 giorni, con 2 giorni e una settimana, dovremmo riuscire a fare questi 1.000 dollari a settimana. Se aumenta nei giorni a settimana, probabilmente riusciamo a fare anche di più. La settimana prima, essendo stata la prima settimana, ed ero anche ancora, insomma, stavo ancora lavorando su capire come organizzare questi viaggi, prenderli dalle varie load board, abbiamo fatto un po' di meno, ma era interessante, era importante, interessante partire per poi vedere poi nella pratica, no? E nella pratica sono venute fuori tante cose, come quella di il traffico è uno degli elementi fondamentali che ti fa perdere tantissimo tempo, quindi gli appuntamenti vanno presi con almeno un'ora diciamo di slack. Se devi stare lì se devi dirgli alle 5, meglio che le 10, alle 6, perché nelle autostrade, soprattutto in California, ci sono tantissimi rallentamenti e nonostante siano 5-6 corsie, si va a passo d'uomo per un quarto d'ora, 20 minuti, e questo capita almeno un paio di volte ogni 100 miglia, per cui sono tutte cose che stiamo vedendo, che sto valutando e che sto, insomma, danno aggiustamenti, no, nel modo di lavorare. Ecco perché questa settimana sono riuscito già a fare molto meglio. Ora, chiaramente, no, più si va avanti, più si acquisisce esperienza e più dovremmo migliorare. Adesso dovrò anche valutare quanto lavorare in questa per la società e quanto lavorare dall'altra parte, tenendo presente che devo pagare l'affitto e devo pagare le spese della società. Un'altra cosa da dire è interessante è che adesso sembra che io lavori 2 giorni e faccio 1.000 dollari. In realtà, di fatti, come vi dicevo prima, è che in questi 2 giorni di lavoro, che sono i giorni in cui viaggio, e per esempio l'altro giorno che sono andato a San Diego, Las Vegas casa, è stato un giorno in cui sono uscito alle 8 di mattina e sono tornato alle 11 e mezza di sera, quindi più di 12 ore di lavoro, anche se molte delle ore stai guidando, perché poi comunque ti devi fermare, devi mangiare, e ci sono delle regole nella California, tant'è vero che abbiamo una macchinetta nel pick-up che è obbligatoria e che si paga 30 dollari al mese, tra parentesi, che registra, è collegata al pick-up e registra tutti i movimenti della macchina, le ore che guidi, eccetera, eccetera, la località, eccetera. Per cui è come se dovessi fare il clock-in e il clock-out, no, al lavoro, e registra le ore di lavoro, e per la legge americana non si può guidare più di 11 ore al giorno con un'ora di break, e poi devi fermarti per 9 ore consecutive, 9 ore o 10 ore, quindi dormire, e il giorno dopo puoi riniziare. Se hai dormito queste 8-9 ore, se sono passate queste 8-9 ore di break che devi avere tra un giorno e un altro, no? Tra le 11 ore di guida, per cui bisogna stare anche attenti a questi, e anche se noi facciamo viaggi un po' più corti, sta di fatto che andare a San Diego è un'ora e mezza, da San Diego a Las Vegas sono circa 4 ore. Da Las Vegas a casa sono altre circa 4 ore, e insomma siamo lì al limite già, no? Quindi bisogna un attimino considerare un po' tutto, organizzare tutto quando si organizzano questi viaggi di carichi. Per cui che succede? Che il lunedì o il martedì sono i giorni in cui devo organizzare questi viaggi, quindi in realtà sto lavorando almeno 3 giorni a settimana per la società, che poi sono 3 giorni effettivi, ma come data, ma in realtà sono parecchie ore, no? Perché sono stati per esempio 13 ore, 14 ore un giorno, 8 ore un altro giorno di viaggio, quindi sono, diciamo, già 20 ore, 21 ore, e poi altre 4 e 4, almeno 28, 30 ore alla settimana mi prende il business. Con l'unico problema, come vi dicevo, che dovrei usare una delle mattine del lunedì e del martedì per chiamare queste aziende e prendere i viaggi. Sembra che abbia detto un pochino tutto, io, ragazzi, non credo che ci siano altre cose, almeno per questa situazione, ma in generale devo dire che
che sta andando abbastanza bene, considerando che è la seconda settimana. Sicuramente vedo già a breve termine qualche upgrade a livello di situazione di trailer, probabilmente, perché con un piccolo upgrade probabilmente riusciremo anche a fare molti più soldi, perché più carico, per esempio prendere un trailer con due assi, quindi con quattro ruote, prima di tutto possono portare anche le macchine, ma possono portare 5.000 pounds, per cui raddoppiare anche un po' di più, una volta e mezza, il peso che possiamo portare come peso massimo aiuterebbe tantissimo per trasportare, insomma, per fare molti più soldi. Quindi probabilmente una cosa che abbiamo già messo in conto e che vedremo appena riusciamo al dia, e dopo 2 o 3 mesi, se siamo riusciti a buttare dentro qualche soldo, probabilmente è il primo acquisto che faremo. Ok? Ragazzi, mi sembra che abbia detto tutto. Ci vediamo al prossimo video e grazie come sempre di essere qui con me. Stiamo crescendo tantissimo. Vi ringrazio di cuore a tutti. Rilassatevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao.